a questo punto cerchiamo di iniziare a guardare a un'applicazione che ci faccia capire meglio quello che stiamo dicendo, o meglio, quello che abbiamo detto fino ad ora. Allora immaginiamo di avere un grande serbatoio. E questo serbatoio immaginiamo contenga, non so, aria per esempio, a elevata temperatura e elevata pressione. Quindi diciamo che la chiamiamo P1. Che temperatura dite voi? Quanto? 90 Kelvin. Questa è elevatissima, 90 Kelvin, stiamo scherzando. 293 Kelvin. Elevata temperatura, fate uno sforzo, 200-300 gradi Celsius, ce li possiamo pure permettere, su, ma pure 500, e temperatura, 500 gradi, non ci capiamo, 500 Celsius, elevata temperatura, dobbiamo avere un bel contenuto entalpico, capite? Come faccio ad avere un bel contenuto entalpico? Pressione e temperatura, ok? Quindi voglio avere tanta energia. Okay. Quindi se abbiamo una 500 Kelvin non è poi chissà che temperatura elevata, ok? Immaginate i gas caldi, immaginate i gas caldi che devono espandere in una turbina e mica stanno a 500 Kelvin, ok? Dai, facciamo 500 gradi Celsius, va bene? Così è un pochino più elevato. 500 gradi Celsius. Sulla pressione, vi dico un po' che vi suggerite? 30 bar. Quanto? 30 bar. Qua è esagerato. Vabbè, allora a questo punto immaginiamo di voler far espandere quest'area fino ad una pressione che potrebbe essere la pressione atmosferica, per esempio, ok? Nella realtà dovremmo farla espandere fino a una pressione un po' superiore a quella atmosferica in modo da consentire lo scarico. Comunque nella nostra schematizzazione immaginiamo che vogliamo far espandere quest'area ad elevata temperatura e elevata pressione fino alla pressione atmosferica. E vogliamo farlo ottenendo una portata massica di, che suggerite? 50 kg al secondo? 100? 60. 50? 60? 60, vai, 60 kg al secondo. Allora a questo punto che cosa vogliamo fare? In base a questi parametri vogliamo determinare l'andamento ovviamente della velocità all'interno di questo, chiamiamolo condotto genericamente, però chiaramente la sua area normale cambia in funzione della scissa che posso determinare in questo modo z. In funzione di z varierà l'area, varierà la velocità, varierà la pressione, eccetera. Allora, già che io voglio passare da 30 bar a pressione atmosferica, a questo punto voglio rappresentare in funzione della pressione, a partire dalla P1 fino alla pressione atmosferica, tutte le grandezze di interesse, e in particolare voglio capire come è fatto questo condotto. Cioè voglio rappresentare per esempio il raggio del condotto in metri in funzione appunto della pressione, dalla sezione d'ingresso che è qua fino allo sbocco in atmosfera che è qua. Chiaro? Le relazioni che ho scritto sino ad ora, che ora qui vi scrivo, che sono T0 uguale T più W4 su 2CP, dopodiché abbiamo T0 su P è uguale T0 su T elevato a k su k meno 1, dopodiché abbiamo ρ0 su ρ uguale T0 su T elevato a 1 su k meno 1, velocità del suono nel mezzo radice di kRT e numero di Mach uguale più o meno su 5.
Allora queste sono le relazioni che abbiamo scritto fino ad ora. Trattandosi di aria, vi ricordo che Cp è uguale 1001 joule sul chilogrammo Kelvin, Cb uguale 717, sto andando a memoria, quindi se sbaglio qualche Cp correggetemi pure, joule sul chilogrammo Kelvin, mentre R vale 287.13 sempre joule sul chilogrammo Kelvin. Bene, adesso vi chiedo di ragionare un po' su questo problema, non abbiamo tantissimo tempo, quindi un quarto d'ora, non di più, ragionateci e poi ovviamente lo vediamo insieme e lo risolviamo insieme per cercare di capire soprattutto com'è l'andamento della sezione in funzione della pressione, ok? Quindi un quarto d'ora, non di più. Come si può affrontare questo problema? Allora, innanzitutto, se questo serbatoio contenente aria ad alta temperatura di pressione è abbastanza grande, possiamo ritenere che l'aria lì dentro sia sostanzialmente ferma. Questo significa che se è ferma, allora T1 coinciderà con la temperatura di ristagno, giusto? Poiché l'entalpia di ristagno si conserva, ed essendo questo un gas ideale, chiaramente la relazione, la prima che abbiamo scritto là in alto, ci dice che la temperatura di ristagno anche si conserverà, sarà la stessa in tutte le sezioni. Quindi se la temperatura di ristagno sarà la stessa in tutte le sezioni, anche la questione di ristagno, considera di ristagno, quindi P1 uguale a P0. E allora che cosa faccio? Posso immaginare di mettermi a una certa distanza dove la pressione sarà diminuita di un certo delta P. Immaginiamo che ci mettiamo ad un P2 minore di P1 uguale a P0 e possiamo calcolare la temperatura T2 che è uguale a T0 per P1 per P2 su P0, ok, elevato a K su K-1. A questo punto nota la temperatura nella sezione che è relativa ad una pressione, ripeto, P2 minore da P1, posso calcolare la velocità nella sezione che è uguale a T0 meno T per due volte Cp è tutto sotto radice. Posso calcolare la densità ρ2 che è uguale a ρ0 che moltiplica, a questo punto posso utilizzare anche posso utilizzare direttamente questa, quindi scrivo direttamente così, ρ2 è uguale a ρ0 diviso T0 su T2 elevato a 1 su K-1. A questo punto nota la portata massica che è uguale a ρ W2 a ρ2, mi trovo l'area ρ2 è uguale a m punto diviso ρ2 W2, e dal momento che quest'area è π R2 al quadrato, chiaramente il raggio dell'area della sezione sarà pari a A2 su π e tutto sotto radice. Posso altresì calcolare la velocità del suono nel mezzo che è uguale a KRT2 e chiaramente il numero di Mach nella sezione 2.
ripeto l'operazione facendo diminuire via via la pressione fino alla pressione atmosferica e per ogni sezione ottengo queste informazioni e riesco a tracciare questo diagramma raggio in funzione della pressione. Ora per vedere che cosa succede, però la cosa migliore è vederlo al calcolatore. Allora, quindi risolviamo l'esercizio al calcolatore. Iniziamo a mettere i dati d'ingresso. Portata massica sono 60 kg al secondo. Ok. Poi abbiamo la temperatura T1, che per quanto detto è uguale alla temperatura di ristagno, è 500 più 273.15 e questi sono Kelvin. La P1, che è uguale pure lei alla pressione di ristagno, sono 30 bar, quindi 30 per 101.325 e questi sono, ci vuole il segno uguale, e questi sono Pascal. Ovviamente la pressione atmosferica sono 101.325 Pascal. Dopodiché abbiamo il CP 1001, quindi sono Joule su chilogrammo su Kelvin, il CB che sono 717 Joule su chilogrammo su Kelvin e R che è 287.13 sempre Joule su chilogrammo Kelvin. Beh, altre cose che ci servono? Sembrerebbe di no. Allora a questo punto cosa faccio? Creo una colonna pressione. Ovviamente potremmo metterla in bar per essere un pochino, come dire, un pochino più leggibile. E quindi facciamo, partiamo dai 30 bar e andiamo a scendere, facciamo 30, togliamo mezzo bar per volta, meno 0,5, fino ad arrivare a pressione, ammazza, è lunga la storia, vabbè, fa niente, fino ad arrivare a pressione atmosferica circa, ci accontentiamo pure di arrivare fino a un bar, dai, facciamo così. Bene, allora a questo punto per rendere tutto leggibile mettiamo tutto centrato. Qui mettiamo la temperatura in Kelvin, chiaramente quando la pressione è 30 bar la temperatura sarà pari alla temperatura di ristagno. Qui siamo ancora all'ingresso del condotto, quindi poi l'altra cosa che andremo a calcolare è la velocità, e questi sono metri al secondo, la velocità del suono nel mezzo, e quindi questa pure sono metri al secondo, poi il numero di Mach. Poi calcoleremo la densità che scrivo direttamente in rho e sono chilogrammi sul metro cubo. A questo punto avremo l'area della sezione, sono metri quadri, scusate, non metto apici, pedici, va bene, e quindi il raggio che sono metri. Allora vediamo un attimo, qui la velocità sostanzialmente è zero perché siamo ancora dentro al serbatoio, quindi tutta questa prima riga io non la compilerei proprio. Iniziamo da 29.5. Allora, qual è la temperatura? La temperatura abbiamo detto che siccome è T2 su T1 uguale P2 su P1 elevato a K-1 su K, quindi questo è uguale a T1, ma T1 è sempre quella di ristagno, non vi confondete, quindi è la temperatura di ristagno, perché rispetto a quella subiamo il delta P, per la pressione, questa diviso la pressione di ristagno, questa però dobbiamo moltiplicarla per 101.325, diviso la pressione di ristagno bloccata, perché è sempre la stessa, il tutto elevato a K-1 su K. Per adesso non ce lo metto perché mi conviene qui calcolarmi prima K CP
su CB per una questione di comodità, e K-1, così ce li ho sempre pronti, ok, e anche K-1 su K potrebbe essere utile averlo direttamente. Ovviamente il numero di cifre decimali si può tranquillamente ridurre. Ok, così ce l'abbiamo tutto. Allora, quindi qua facciamo qui, facciamo elevato a K-1 su K, evidentemente bloccato. Beh, la temperatura sta scendendo, anche qui direi assolutamente di ridurre il numero di cifre significative. È inutile avere tutte queste cifre significative. La velocità, allora, dalla relazione che abbiamo visto prima, la velocità è uguale alla temperatura di ristagno, che è questa bloccata, meno, perché è sempre quella, meno la temperatura nella sezione, per 2 per il CP, pure lui bloccato, e il tutto sotto radice. Quindi prendo tutto e faccio elevato a 0,5. Ecco, qui siamo già a 85 metri al secondo. Allora, pure qua accontentiamoci di una cifra decimale. Ma qual è la velocità del suono nel mezzo? Allora, è pari a K, bloccato evidentemente, per R, pure lui bloccato, per la temperatura della sezione, tutto sotto radice, quindi sono 555.4, quindi il numero di Mach è ancora 0,15, vedete? Va bene? Ok, allora a questo punto mi calcolo il Rho, ovviamente so che Rho 2 su Rho 1 uguale T2 su T1 elevato a 1 su K-1, quindi Rho 2 è uguale a Rho 1. Rho 1 lo devo calcolare qui, lo posso calcolare come B diviso RT, quindi questa pressione qua per 101.000 per 101.325 diviso R bloccato diviso la temperatura della sezione, questi sono i chilogrammi al secondo. Dopodiché qui avrò questo diviso, apro parentesi, e ho T2 su temperatura di ristagno, sempre quello il nostro riferimento, elevato a 1 diviso K-1. Controllate sempre se faccio errori, eh? Non bisogna bloccare anche... Sì. Ok. La densità sta aumentando, quindi ho commesso un errore. Allora, vediamo un attimo, nello scrivere che cosa ho sbagliato. Vabbè, adesso è più, continuiamo. Quindi abbiamo che Rho 0 su Rho, quindi Rho uguale Rho 0 diviso T0 su T, che cosa è invertito? B12 T0 su T elevato a 1 diviso K-1. Vabbè, allora aspettate un attimo, andiamo avanti. Poi sistemiamo la relazione successivamente. Allora, quindi abbiamo detto, completiamo la riga e poi sistemiamo il tutto. Allora, questo è uguale a l'area della sezione, abbiamo detto, abbiamo scritto là, è M punto diviso Rho per B. Quindi M punto bloccato diviso Rho diviso la velocità. W. Benissimo.
questa è l'area della sezione. Il raggio è uguale alla radice dell'area diviso pi greco. Quindi questo diviso 3.1415 elevato a 0,5. E questo è il raggio in metri. Ora l'idea qual è? È che se io trascino in basso il tutto, ora sistemiamo la parte della densità, la temperatura diminuisce, ecco, la densità aumenta e il raggio diminuisce, quindi la relazione era corretta perché in effetti questo aumento di densità è dovuto a una diminuzione della temperatura. Quindi se continuo a trascinare tutto, vediamo che cosa succede, ci rendiamo subito conto se ci sono dei problemi. Allora prendiamo questo, aggiungiamo una cifra decimale, siamo arrivati qui, vediamo un attimo dove siamo arrivati. La velocità sta aumentando, sì, il numero di Mach sta aumentando, siamo quasi in condizioni soniche, vedete? Continuiamo ad aumentare un pochino. Nel frattempo il raggio della sezione sta diminuendo, quindi questo significa che è un convergente, ok? Aumentiamo ancora di qualche altro passo, scusatemi, non mi riesce questa selezione. Ah, ok, ce l'ho fatta. Aumentiamo, facciamo ancora 3 passi. Siamo a Mach 0,81, ancora diminuisce il raggio della sezione. 0,93, siamo arrivati ormai a 4 mm. Mach 1 circa, eccolo qua, siamo arrivati a raggio della sezione che è 0,03 e vediamo un attimo che cosa succede adesso. Continuiamo ancora fino a pressione atmosferica e c'è evidentemente un errore. L'errore chiaramente è sul calcolo del RAL-RO. Allora, ora sistemiamo questa equazione, trasciniamola in basso e cerchiamo di capire qual è l'errore. Allora, guardiamo un attimo lì. Questo RO ce l'abbiamo, quindi questo è uguale a 2 0, che è questo bloccato, per, apro parentesi, facciamo T su T0 bloccato elevato a 1 su A. Beh, sistemata la relazione. Allora, vabbè, sistemata la relazione, adesso trascinata in basso, vediamo che cosa succede. Quindi iniziamo da un raggio di circa 13 cm. Il raggio diminuisce sempre, la velocità del suono, la velocità del flusso in termini di numero di Mach la evidenzio in giallo. Se guardate in basso, a un certo punto, quando il numero di Mach è circa 1, il raggio della sezione raggiunge un valore minimo e dopo il numero di Mach continua a crescere e il raggio della sezione riprende a crescere. Quindi in questo tratto precedente da Mach 0 fino a 0,99 abbiamo un tratto convergente, mentre successivamente il convergente si trasforma in un divergente. Per avere contezza del fatto che in effetti lì siamo in una zona di minimo, aggiungiamo qualche cifra decimale, siamo circa qua e vedete che effettivamente ci rendiamo conto che siamo proprio nella zona di minimo. A questo punto possiamo realizzare qualche grafico per capire che cosa
stiamo ottenendo e inseriamo un grafico a facciamo un grafico di questo tipo. Ha inserito praticamente tutto, però la cosa che ci interessava vedere non l'ha inserita. Allora vediamo un po' su questo grafico che cosa c'è, che l'ha inserito in maniera automatica. Cominciamo a togliere le cose qua in basso che non si riescono a vedere. E qui abbiamo la temperatura, questa qui, che evidentemente questo va letto al contrario però, perché qui abbiamo l'elevata pressione 30 e mi sposto verso l'uscita e diminuisce la pressione. Quindi il flusso entra a destra e va verso sinistra. La temperatura scende, quindi a mano che il fluido espande la sua temperatura diminuisce. La velocità ovviamente del flusso risulta essere questa, ma la velocità del suono, la velocità del flusso è questa qui rossa, scusatemi, mentre questa qui verde è la velocità del suono nel mezzo. Questo che cosa significa? Significa che nella zona in cui si raggiunge la condizione numero di Mach pari ad 1, che è chiamata sezione di gola del condotto, a partire da quella zona lì e continuando ad espandere, si ha un repentino incremento della densità del fluido. Infatti andiamo a vedere la densità, una repentina diminuzione della densità del fluido, infatti andiamo a vedere la densità come varia. La temperatura, ecco qua. Allora Mach pari a 1 ce l'abbiamo a circa 16. Ecco, da questo punto in poi, vi dicevo, la progressiva diminuzione della densità del fluido si percepisce poco, ma la pendenza aumenta della curva, fa sì che affinché il flusso continui ad espandere è necessario un condotto a questo punto di tipo divergente. E infatti, se vado a rappresentare il raggio del condotto in funzione della pressione, nella sezione d'ingresso, vedete, entro con questo raggio, c'è un condotto che rapidamente converge fino alla gola dove si raggiunge Mach unitario e poi diventa un divergente per far continuare l'accelerazione del flusso, o meglio l'espansione fino alla pressione atmosferica. Ora questo condotto convergente divergente si chiama ancora ugello, però noi ovviamente potremmo essere tratti in inganno dal fatto che nelle applicazioni tipiche che vediamo, che di fatto sono relative a fluidi incomprimibili, per accelerare un flusso si utilizza sempre un convergente, ma siamo sempre solo nella zona subsonica. Quando si passa nella zona, diciamo, si espande un fluido fino a velocità supersonica, il condotto che si ottiene ha questa forma. Il primo ad averlo applicato è stato un ingegnere svedese, se non ricordo male, si chiama Laval, per cui questo tipo di ugelli si chiama ugello di Laval, mentre l'altro del fluido incomprimibile si chiama ugello di Bernoulli. Quindi non bisogna confondere l'ugello di Bernoulli con l'ugello di Laval, e sostanzialmente questa forma è venuta fuori dall'applicazione delle relazioni che abbiamo visto prima. Siamo fuori tempo massimo. Domani cercheremo di dare una giustificazione matematica al legame variazione di pressione, variazione di area, eccetera, e con buona probabilità domani termineremo anche la parte che affrontiamo relativamente a fluidi incomprimibili, quindi poi inizieremo i volumi finiti, elementi finiti, e concludiamo. Ok? Grazie e buona giornata.